Bene. Buongiorno e grazie di essere qua con noi così numerosi. Io sono Giacomo Giannarelli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e vorrei insieme a voi fare un piccolo focus sullo stato dell'economia reale e sullo stato della qualità del credito in Italia, in particolare in Toscana. Baserò il mio intervento su alcuni dati che emergono da due indagini conoscitive, una della Banca d'Italia Eurosistema denominata Economia regionale aggiornamento congiunturale al novembre 2015 e un'altra indagine molto importante di Unioncamere, molto recente, nel maggio 2015, che si chiama Rapporto nazionale sull'accesso al credito delle imprese. Cosa emerge da queste due indagini conoscitive? Alcuni dati molto importanti. Uno sull'economia reale. Concettualmente, nella migliore delle ipotesi, possiamo parlare di stallo. Questi tutti gli indicatori economici ci portano a ritenere che la situazione economica sia del tutto bloccata. E in riferimento alla qualità del credito emerge un dato preoccupante. Sono sempre più elevati i dati di nuove sofferenze del comparto produttivo. Che cosa significa? Cioè sono sempre più quelle imprese che hanno dei problemi strutturali e non riescono più a restituire il prestito. Diciamo, in Toscana contiamo circa 12.000 imprese in stato di sofferenza e quasi 2.000 famiglie, con un aumento del più 25% tra il 2013 e il 2014, quindi è un dato molto preoccupante. I dati poco rassicuranti non si fermano sullo stato di sofferenza delle imprese, 12.000 imprese in Toscana, 2.000 famiglie, ma anche riguardo a quelle imprese che sono in uno stato di incaglio, cioè in uno stato di difficoltà temporanea, quindi concettualmente un pochino meno peggio di quelli in stato di sofferenza. E le imprese in Toscana sono 6.000 in stato di incaglio e circa 1.000 famiglie. Da questa indagine conoscitiva emerge che i tassi di interessi della nostra regione, quindi di tutto il paese, sono più alti rispetto all'area EU, quindi abbiamo difficoltà competitive anche come qualità del credito. E un dato che mi ha colpito molto, solo il 25% delle imprese investe in competitività, cioè investe in quelle iniziative per il miglioramento e per l'accesso a nuovi mercati. Allora Unioncamere ha portato avanti questa indagine conoscitiva e si è chiesta ma perché? Perché così poche imprese investono in competitività? Tra l'altro emerge che queste imprese che investono, investono sempre con capitale proprio. Cosa emerge? Emergono tre aspetti. Il 41% delle imprese non investe per un'eccessiva pressione fiscale. Un 35% non investe per l'andamento negativo del mercato, delle vendite. C'è un problema proprio strutturale, forse di paradigma, diciamo noi. Ma un ben 27% di imprese non investono per difficoltà nel reperimento finanziario. Noi oggi come forza di opposizione e presto come forza di governo stiamo dando una risposta concreta soprattutto in questo ultimo punto. E quindi passo la parola agli altri ospiti della giornata. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti. E con immenso orgoglio che stamattina siamo qui a presentare il microcredito, il progetto del microcredito in Toscana. E io credo che questo progetto non abbia bisogno di tanti commenti o tante parole. Ci sono dei fatti che sono talmente potenti per la loro carica rivoluzionaria da non richiedere alcun commento. Ecco, il progetto del microcredito del Movimento 5 Stelle, dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, rientra in questa categoria di fatti. Cioè, non ci sono parole che possano descrivere meglio dei fatti quello che accade. Parlamentari della Repubblica che rinunciano a una parte del loro stipendio, che lo restituiscono, attenzione, che non lo gestiscono direttamente, lo restituiscono in un fondo che è gestito dal Ministero affinché quei soldi dei parlamentari possano andare a finanziare la piccola e media impresa. Ribadisco che questo è
un fatto rivoluzionario che dimostra ancora una volta come il Movimento 5 Stelle abbia portato all'interno delle istituzioni la voce dei cittadini, ma anche l'esigenza dei cittadini, che è quella di sentire parlamentari vicini alla loro realtà. Noi ci troviamo spesso all'interno del Parlamento a lavorare e a confrontarci con i parlamentari dei partiti che non hanno la più pallida idea di che cosa accade nella realtà, perché la casta non conosce la realtà in cui vivono i cittadini, è totalmente lontana, lo vediamo costantemente nei provvedimenti che arrivano in Parlamento che non hanno nulla a che fare con le esigenze dei cittadini, lo ascoltiamo attraverso i loro discorsi. Allora, noi non solo portiamo un progetto che ha una carica rivoluzionaria enorme di parlamentari che restituiscono una parte dei loro soldi, ma dimostriamo, se ce ne fosse ancora bisogno, affidabilità. Questa è una promessa che noi abbiamo fatto prima di entrare in Parlamento ed è una promessa che ci onoriamo di mantenere una volta entrati in Parlamento. Questo lo facciamo, ripeto, con orgoglio. Non crediamo di fare una cosa, sappiamo quanto sia rivoluzionaria, ma sappiamo anche che per un politico, per un parlamentare, per un portavoce dei cittadini, che rimane portavoce dei cittadini, è normale mantenere le promesse. Ecco, per il Movimento 5 Stelle è normale mantenere le promesse. Ci rendiamo conto che in Italia questa normalità è rivoluzionaria se prendiamo in considerazione quello che non fanno tutti gli altri partiti, se prendiamo in considerazione in questo particolare momento storico un Presidente del Consiglio che sta riuscendo nell'impresa di riuscire a smentire tutto quello che aveva detto prima di entrare senza elezioni nel governo di questo Paese e addirittura non solo smentirlo, anche proprio fare completamente l'opposto. Il microcredito del Movimento 5 Stelle ha parte, come dicevo, dalla restituzione, per ora questa è un'informazione che è corretto dare. Dai nostri stipendi abbiamo restituito circa 16 milioni e 700 mila euro. Questi sono Mi preme dire che questo applauso è un applauso che va fatto a tutti, perché non abbiamo mai considerato quei soldi come soldi nostri. Sono soldi dei cittadini che fin dall'inizio erano destinati ad essere investiti per il microcredito alla piccola e media impresa. Finisco col dire che la Costituzione chiarisce come principio fondamentale che se c'è uno sbilanciamento tra i cittadini, per esempio tra le banche e i cittadini, lo Stato deve intervenire, la Repubblica deve intervenire per rimuovere tutti gli ostacoli che possono impedire che un cittadino e una banca davanti alla legge abbiano lo stesso peso, siano realmente uguali davanti alla legge. Ecco, noi col microcredito cerchiamo, dando il microcredito alle piccole e medie imprese, cerchiamo di dare forza a quei cittadini più deboli, quelli che vengono considerati di meno, la piccola e media impresa. Consentitemi di dire che è a maggior ragione ancora più innovativo e rivoluzionario in un momento in cui il Partito Democratico conferma costantemente di essere divoratore famelico dei diritti dei cittadini, ultima la battaglia che stiamo facendo per impedire, addirittura pensate cosa dobbiamo, la mattina ci dobbiamo alzare e andare in Parlamento per scoprire qual è il regalo del giorno che Matteo Renzi decide di fare alle banche. L'ultimo era quello di permettere alle banche di andare a prendersi la casa di un cittadino se questo cittadino nell'arco di tutto il mutuo, quindi potrebbe essere anche 30 anni, non ha pagato, ha ritardato nel pagamento di 7 rate. Questo è incredibile. Noi ci onoriamo di essere lì e di fare tutte le iniziative possibili e immaginabili, come abbiamo fatto, per ottenere uno stop
definitivo su questo provvedimento. I cittadini tengono duro perché il Movimento 5 Stelle è lì a portare la voce di tutti i cittadini onesti italiani. Grazie. E nel frattempo mi dicono che è intervenuto, ecco, che è arrivato Lorenzo Pedretto, presidente di Fidi Toscana. Io gli passo volentieri la parola. Ripeto, la Toscana era l'ultima regione che mancava per poter ottenere il microcredito su base nazionale su tutti i territori. Siamo contenti di aver avuto una collaborazione capace di attivare questo progetto anche in questa regione. Grazie. Grazie, innanzitutto ringrazio per l'invito, mi scuso per il ritardo, ero da un'altra parte, però quando in occasione di un incontro in prima commissione dai consiglieri del Movimento 5 Stelle mi era stato chiesto alcune delucidazioni su come poter attivare il microcredito in Toscana, no? Perché in Toscana c'è l'esigenza di passare attraverso un Confidi o la finanziaria regionale per poter accedere a questa come ad altre misure, cioè non c'è l'accesso diretto al fondo e di garanzia. Poi ho incontrato l'onorevole posso dire Alfonso, va bene, così, no? E quindi mi ha detto, ma come si fa a trovare la soluzione, a trovare un sistema? Io ho detto, guardate, proviamo con Fidi Toscana a trovare una via e comunque sia a creare uno strumento ad hoc per poter consentire l'accesso al microcredito in Toscana. Da lì ci siamo messi a lavorare. L'onorevole Di Maio ci siamo incontrati a Roma, ha detto, guarda, proviamo a partire. Il risultato è stato che con un iter, che è quello che Fidi Toscana deve fare per come finanziaria regionale, abbiamo creato uno strumento ad hoc, quindi impostando e mettendo da parte un plafond di 5 milioni di euro che possono essere destinati a dare le garanzie necessarie per chi fa una richiesta di accesso al microcredito. Il microcredito, come sapete, va dai 25 ai 35 mila euro, ha tutta una serie di caratteristiche come tipologia di attività che devono ed è importante che possano avere un aiuto di una finanziaria regionale o comunque sia di un Confidi che dà una mano seguendo anche l'imprenditore nel diverso iter. Noi ci avevamo presi questo impegno con la Toscana, è un impegno con il territorio, un impegno che come Fidi Toscana volevamo prendere. Oggi siamo in fase di chiusura dell'istruttore dell'iter con le diverse banche che ci daranno una mano in questo lavoro e niente, quindi ringrazio un'altra volta di avermi invitato per dire che abbiamo fatto qualche cosa al di là dei colori politici o non, ma una cosa legata per il territorio per poter sviluppare uno strumento che è importante, come immagino abbiate già ricordato, per le imprese, le tipologie di imprese che in questo territorio ci sono e che ovviamente la fanno da padrone, oltre il 90% sono piccole e medie imprese, anzi piccolissime, quindi il microcredito è uno strumento sicuramente importante. Ora vediamo quante domande arrivano, poi mi riprometto che una volta fatte le prime statistiche torno giù a trovare il vicepresidente e a dirgli come stiamo procedendo, va bene? Grazie davvero. Grazie. Finalmente siamo riusciti a sbloccare questo inghippo, perché in una delibera della Conferenza Stato e Regioni del 2002, in base a un decreto legislativo, il cosiddetto decreto Bassanini, è data la possibilità alla Conferenza Stato e Regioni di stabilire di lasciare fuori alcune regioni dalla garanzia diretta dello Stato e la Toscana quindi è dal 2002 che non può accedere direttamente a questi fondi dello Stato. Noi abbiamo presentato anche una mozione in Consiglio regionale per invitare il Presidente Rossi a modificare questi accordi. Io ho presentato diversi emendamenti, ma ancora, se non c'è l'accordo tra Stato e Regioni, l'iter che dobbiamo fare questo. E che quindi ben vengano le iniziative di Fidi Toscana e altri Confidi
che sulla base del progetto microcredito che il Movimento 5 Stelle ha voluto con tanta forza, sia concessa sempre di più la possibilità ai cittadini toscani di ripartire, perché la Toscana è una terra che ha bisogno di ripartire, di rinnovarsi. Negli ultimi anni, come accennava prima Giacomo, una marea di imprese sono state costrette a chiudere, e invece noi abbiamo bisogno di una rinascita, e quindi ben vengano le iniziative per consentire questa ripartenza dei cittadini toscani. Grazie a tutti. Grazie a tutti per essere qua. Il Movimento 5 Stelle nasce fondamentalmente per dare delle risposte concrete ai cittadini. Quello che il governo Renzi non sta facendo, e ha anche perso ben 3 anni questa maggioranza per dare risposte concrete. Dare un microcredito è la cosa fondamentale. Perché? Perché in questo in Italia, nonostante gli spot e i tweet di Renzi, alla quale ci sta abituando giorno dopo giorno, vediamo che c'è un calo notevole dell'occupazione. Quando il loro Presidente del Consiglio dice che ci sono 764.000 contratti in più a tempo indeterminato, noi ascoltiamo una non verità, perché in questo momento, rispetto al 2014, ci troviamo a registrare che ci sono molti meno contratti di lavoro in più, molte meno persone che lavorano, che trovano occupazione. Nel 2015 si sono creati 109.000 posti di lavoro, ed eravamo già con il nuovo Job Act, ed eravamo già con i nuovi incentivi alla decontribuzione. E nel 2014, in piena crisi, il Paese aveva creato 168.000 posti di lavoro in più. Questo cosa sta a significare? Sta a significare solo una cosa, che c'è fame di lavoro. Noi come forza politica abbiamo fatto questo, ci siamo chiesti che cosa potevamo fare, e addirittura dare prova che soltanto attraverso i nostri resi, dei nostri stipendi, si può creare occupazione. Perché ci tengo a ribadire che per ogni microcredito erogato si creano 2,5 posti di lavoro in più. E siccome questo Paese, questo Governo, non sta dando risposte, le proviamo a dare noi, però sono risposte concrete. Non sono quelle che faranno risollevare il Paese, ma diamo la prova che se una forza di governo volesse, potrebbe farcela a rimettere in piedi questo Paese. Questo è quello che noi cerchiamo di dire. Un Paese dove abbiamo un Presidente del Consiglio che dice no al reddito di cittadinanza, quando in questo momento la gente non ha lavoro e non ha la garanzia di un reddito. Dove in questo momento non c'è altro che un aumento di precarizzazione in tutti i settori del lavoro. Precarizzazione che non porterà né a una fiducia né a uno sviluppo. Questo governo è a braccetto giorno dopo giorno con i poteri forti, con le banche, con le lobby, con i giochi delle massonerie, e fa sì che tutte queste cose messe insieme tendino a preservare una particolare casta a discapito della popolazione e della cittadinanza. Io oggi sono orgogliosa di dire che sto facendo insieme a tutti i miei compagni di avventura quello che ci siamo detti dall'inizio, la nostra coerenza. E il nostro intento di dare risposte concrete ai cittadini sarà la cosa che darà la prova che in questo Paese si può e si deve cambiare velocemente. Quindi io ringrazio di nuovo questi momenti di confronto che noi di volta in volta riusciamo ad avere, affinché veramente esista un'informazione, che esca un'informazione vera e reale e non basata su truffe semantiche. E invito tutti i cittadini a non soffermarsi sui titoli, ma andare alla sostanza. Il microcredito è la sostanza. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete. Il microcredito è questo. Il Movimento 5 Stelle è altro ed è oltre. Ricordiamocelo. Impegniamoci tutti e ce la facciamo. Grazie. Bene, bene.
Un grazie alle nostre senatrici Laura Bottici e Sara Paglini, porto anche i saluti di Chiara Gagnarli che per un impegno istituzionale non è potuto essere qua con noi. Oggi il Movimento 5 Stelle Toscana è riunito in tutti i suoi livelli istituzionali, ci sono tutti i consiglieri regionali insieme a me e insieme a Andrea Quartini che è il nuovo capogruppo, per i prossimi 6 mesi sarà lui il capogruppo del gruppo consigliare regionale del Movimento 5 Stelle. Ma io intanto devo dire che è un onore e un onere fare questo tipo di passaggio, fare il capogruppo per il Movimento 5 Stelle è una bega in più, si dice sempre, lo sapete, no? Quindi sarà un momento particolare. Ho voluto affermare l'importanza della rotazione, anche in chiave biologica, come avviene nei territori dove si fa la coltivazione biologica. Quindi siamo passati dal grano ai ceci, mettiamola così. Questa è un pochino l'idea. Poi vediamo, procederemo anche con altre colture. Credo che sia una giornata particolare questa, non tanto perché dimostriamo per l'ennesima volta come Movimento 5 Stelle che siamo fra la gente, e siamo fra la gente con i nostri portavoce in Parlamento che sono venuti in massa a presentare questo, proprio perché siamo per la gente, tra la gente, e quello che vogliamo essere è fare comunità, una comunità vera, solidale, dove nessuno rimane indietro. Questo è l'elemento importante del Movimento 5 Stelle. Qui c'è la dimostrazione chiara che un movimento come il nostro, che crede nel chilometro zero, crede nelle emissioni zero, crede nei rifiuti zero, non poteva che avere questo microcredito che è nei suoi presupposti una forma per rivalorizzare e riqualificare le comunità locali. Meno male c'è il Movimento 5 Stelle. Io farei concludere Di Maio però con la parte finale dell'intervento. Grazie. Allora, io vi ringrazio di essere qui prima di tutto, spero mi sentiate. Questo progetto un po' io l'ho seguito dall'inizio, perché voi dovete sapere che tutto questo è iniziato in un mercato il 4 marzo del 2015, quindi esattamente un anno fa, nel mercato di Testaccio a Roma, dove come parlamentari avviammo questo progetto. Lo ripeto un'ultima volta, i parlamentari del Movimento 5 Stelle uniti agli europarlamentari ricevono uno stipendio sul proprio conto corrente ogni mese. Alla fine di questo mese noi abbiamo degli obblighi con voi, dimezzarci l'indennità, restituire tutti i rimborsi e tutti gli stipendi aggiuntivi. Quindi facciamo un bonifico e lo trasferiamo su un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico a cui noi non possiamo mettere mano. Cioè sono dei fondi che funzionano per una procedura di legge. Noi non possiamo toccarli e quindi non abbiamo alcuna discrezionalità nell'erogarli. Dal 4 marzo del 2015, oggi 7 marzo 2016, in Italia ci sono già 1100 imprese che grazie ai nostri soldi o sono nate o si sono evolute. So che qui ci sono anche, sono qui presenti persone molto addentro al settore. Sanno bene che 1100 imprese non sono il modo per cambiare il paese e nessuno vuole assolutamente dire che con 1100 imprese abbiamo risolto i problemi dell'economia. Noi oggi qui con questo gesto che parte finalmente anche in Toscana, e ringrazio ancora una volta il FI di Toscana perché altrimenti non sarebbe partito, non abbiamo la maggioranza in Consiglio regionale per cambiare la legge regionale, in Parlamento non abbiamo i numeri per cambiare la legge nazionale, quindi per questa ragione abbiamo stipulato con il Presidente una sorta di protocollo, ma in realtà noi non siamo nessuno per stabilire un protocollo col FI di Toscana, c'è stato un gentleman agreement e siamo riusciti a far partire il microcredito. Che cosa significa? Che da domani, se ci sono dei cittadini toscani che hanno problemi a far partire un'impresa perché le banche non erogano i prestiti, possono utilizzare il sito microcredito5stelle.it, accedere, trovare le istruzioni anche per la Toscana per avere i soldi dei nostri stipendi. Questa è tutta la storia. 15 milioni di euro restituiti, oltre 15 milioni di euro restituiti, 1100 imprese
partite, ma sono partite dal 31 agosto, perché dovete sapere che dal 4 marzo dell'anno scorso al 31 agosto dell'anno scorso abbiamo avuto ogni genere di problema per far partire questo progetto, e so che non è stata semplice, so che non è stata semplice per i consulenti del lavoro che si sono messi a disposizione per fare da intermediari, so che non è stata semplice per chi si è recato in banca e ha trovato molto spesso banche non compiacenti, so che non è stato semplice anche scaricare il voucher dal sito del Ministero, ma dopo tutto, se una cosa così bella fosse stata semplice e normale in questo Paese, probabilmente non esisterebbe neanche il Movimento 5 Stelle, ce lo possiamo dire. Ora, siccome l'abbiamo anche celebrato troppo probabilmente questo strumento, voglio venire un attimo a dare anche delle responsabilità a chi ne vuole usufruire. Prima di tutto, questi non sono soldi regalati. Non vogliamo regalare soldi, non vogliamo erogare soldi a fondo perduto. Per noi l'unico modo per garantire che questi crediti rientrino è ispirarli al business, e per ispirarli al business ci devono essere comunque dei tassi di interesse che consentono a chi prende 25 di restituire 26 e quindi legare questa restituzione alla credibilità del progetto di impresa. Anche perché se ci fossero delle persone malintenzionate o troppo superficiali ad utilizzare i nostri soldi, voglio sconsigliare di utilizzarli, perché se poi non si restituiscono le rate ci sono dei problemi, comunque ci sono delle responsabilità nei confronti del fondo di garanzia. Quindi questi soldi vanno utilizzati in maniera oculata, con progetti credibili di impresa e con serietà. E per questo io credo che strutture intermediarie, abbiamo utilizzato i consulenti del lavoro, ma ben venga il FIDI, possano servire anche a consigliare a chi ha un'idea, però magari non ha idea di dove finirà questa idea, riflettere bene. Detto questo, il microcredito è un'idea di governo. Io voglio spiegarlo in poche parole. È una filosofia di governo di questo Paese. Lo facciamo in piccolo, con quello che possiamo, con quello che possiamo tagliarci, ma passa per due capisaldi. Che tipo di banche vogliamo in questo Paese? E che tipo di Stato vogliamo nei confronti delle imprese? Oggi è inutile dirlo, vale così da 40 anni, da 30 anni. Abbiamo uno Stato che è amico delle imprese quando le cose vanno bene, cioè si prende il 50% di tassazione, e poi scompare quando le cose vanno male, mandandoti poi Equitalia o l'Agenzia delle Entrate a riscuotere. Le banche, qui non si è contro le banche, noi siamo dell'idea che se c'è una banca del territorio che dà prestiti ad imprese o a famiglie che vogliono accendere un mutuo, ben venga. L'allarme che vogliamo lanciare da qui è questa riforma delle banche che si sta portando avanti, che tocca le BCC e le popolari, che probabilmente erano tra le ultime banche del territorio che avevano almeno un minimo di contatto col territorio. Anche queste adesso si sta facendo un'operazione per farle assorbire dai grandi gruppi bancari, che giocheranno gran parte dei capitali che hanno in pancia nelle speculazioni finanziarie e non più nell'economia reale. Basta vedere come Mario Draghi si è inventato il quantitative easing per far salire l'inflazione e ha detto alle banche: io vi do i soldi e voi li prestate alle imprese. Lui gli ha dato i soldi e tutti i soldi sono andati in borsa a giocare nella finanza di speculazione, e quelli che erano vincolati al prestito alle imprese, questo lo dobbiamo dire, tutto quello che era vincolato al prestito alle imprese, molta di questa parte le banche hanno preferito farle tornare indietro alla BCE piuttosto che utilizzarli per l'economia reale. Quindi c'è un problema enorme, un problema sicuramente di fiducia, ma è un problema anche di vertici bancari e di riforme bancarie. Noi vogliamo una banca pubblica che faccia investimenti in questo Paese e che conceda anche alle imprese di accedere al credito. Poi le banche private faranno le banche private, ma il nostro obiettivo in questo momento non è aiutare le banche, ma aiutare le famiglie e le imprese attraverso prestiti di capitale e investimenti in infrastrutture, in energia e in sicurezza del territorio, e soprattutto in ricerca da affiancare alle imprese, che consentano appunto di uscire da questa stagnazione. A me preoccupa molto quello che è successo ieri, il rapporto della Banca dei Regolamenti Internazionali, che ci ha spiegato chiaramente come si sta per abbattere una tempesta finanziaria sulle banche a livello mondiale, come l'Unione Europea e anche l'Italia siano in stagnazione, e la cosa che ci fa più rabbia è che le soluzioni sono a portata di mano su questo tema.
Qui non c'è una crisi insuperabile, c'è un modello politico da superare, che è quello attuale, che a me che sta avvitando il paese. Perché, guardate, io sono uno di quelli che pensa che l'Unione Europea, e in particolare la BCE, quindi tutta la parte europea finanziaria, non debba venire a mettere mai bocca sulle nostre, sui nostri parametri economici, perché dobbiamo essere noi sovrani di gestire la nostra economia e la nostra moneta. Però siamo anche d'accordo sul fatto che se tu hai un solo jolly da giocarti, alla fine dell'anno scorso, facendo un po' di deficit per fare investimenti, cioè fai un po' di debito per fare degli investimenti, e parlare in ottica di impresa significa che io vado in banca, mi faccio un mutuo per comprare nuovi macchinari, far crescere la mia impresa, faccio più utile e restituisco il mutuo. Se vai in banca, ti fai il mutuo, ti compri la Mercedes, non hai neanche i soldi per restituire il mutuo. Se noi utilizziamo quei pochi soldi che abbiamo utilizzato per debito nella legge di stabilità per fare i bonus elettorali, è chiaro che poi l'Unione Europea si arrabbia, mi arrabbio anche io, perché oggi noi abbiamo tre settori che hanno un alto moltiplicatore in questo paese, sono l'energia, gli investimenti in energia, sono gli investimenti nella sicurezza del territorio, quando piove si muore ancora in Italia, e sono gli investimenti nell'high tech. Se noi oggi sblocchiamo 10 miliardi all'anno di corruzione che ci costa la corruzione in Italia, i 12 miliardi di contraffazione, facciamo un po' di deficit, prendiamo questi soldi, li mettiamo in una banca pubblica e iniziamo ad investire in energia, in sicurezza del territorio e in high tech, sblocchiamo il mercato, ripartiamo e le imprese probabilmente non avranno più bisogno neanche più del microcredito nostro, perché potranno vivere semplicemente di domanda e quindi di offerta, e ci sarà un generale sviluppo dell'economia. Perché dico questo con contezza dei fatti? Perché questa cosa avviene già in Germania, dove esiste la banca degli investimenti pubblica che si occupa proprio di fare questo. Allora, se noi vogliamo allargare un attimo il concetto stesso di microcredito, noi stiamo parlando oggi di un paese che taglia gli sprechi, gli stipendi dei parlamentari, li mette in un fondo per fare investimenti e far ripartire l'economia. In Italia abbiamo 10 miliardi di euro di enti inutili che possiamo aggredire, abbiamo tanti sprechi che non riguardano solo il lato politico, ma anche quello amministrativo, quello della spesa pubblica. Abbiamo tanti sprechi da aggredire, da reinvestire in settori che portano profitto non per lo Stato, ma per lo sviluppo della nostra economia. Allora, perché invece lo Stato si sta avvitando in questo momento, l'Italia si sta avvitando? Si sta avvitando perché non ha le mani libere, perché oggi investire in energia significa dire all'Enel e all'Eni i pozzi petroliferi e le centrali a carbone le dovete togliere di mezzo, perché noi come Stato non ve le incentiviamo più, incentiviamo non neanche coloro che prendono appezzamenti di terreno e li rivestono di fotovoltaico, perché quella è una follia. Noi incentiviamo il cittadino che ha una casa costruita 30 anni fa, che disperde calore e energia, a fare delle ristrutturazioni energetiche che consentono al cittadino di abbassare il 30% la bolletta economica, i costi fissi che ha ogni mese, e dall'altro punto di vista produce energia perché il suo condominio ha il fotovoltaico, ha il microeolico, accede al geotermico sul posto, non con le mega centrali, e lo fa il cittadino. A noi non servono 1 milione di kilowattori, ma 1 milione di cittadini che producono 1 kilowattore a testa. È quella la differenza. È quella la differenza che dobbiamo creare. Quindi io, giusto per concludere, vorrei dire, oggi le soluzioni per le imprese ci sono. Non è solo il credito, perché noi in questi anni siamo stati un po' lo scudo dei cittadini, abbiamo fatto centri per proteggere i cittadini da Equitalia e abbiamo in ogni regione ormai un centro anti-Equitalia in cui contestiamo milioni di euro di bollette esattoriali pazze, bollette che non si dovrebbero. Abbiamo anche difeso alcune famiglie che avevano la casa all'asta. In Sicilia i consiglieri regionali, visto che non rispondeva nessuno, hanno utilizzato i soldi dei propri stipendi per comprare la casa all'asta a quella famiglia e restituirla, visto che il capofamiglia si era già suicidato e la sua famiglia la stavano per mettere fuori. Abbiamo nelle scuole di Benevento, che sono state colpite dall'alluvione, riacquistato con i soldi dei nostri consiglieri regionali, gli stipendi loro, tutti i macchinari, i computer che avevano perso.
Questi però sono atti simbolici, noi non li vogliamo sbandierare come il modo per risolvere il problema dell'Italia. Però possiamo dirci che abbiamo la credibilità per venirvi a dire che quello che stiamo dicendo lo vogliamo fare davvero quando andremo al governo? Possiamo partire da più uno rispetto a quelli che partono da meno 10 perché ci avevano sempre detto che facevano una cosa e poi non l'hanno mai fatta, anzi hanno fatto sempre il contrario? Perché il problema attuale, secondo me, è proprio questo, è di credibilità. Alle prossime elezioni politiche 9 milioni di italiani decideranno chi votare a 2 settimane dalle elezioni. Saremo tutti uguali, perché tutti diranno bellissime cose, ma la differenza la fa la storia personale e della forza politica che si presenta alle elezioni, con la sua credibilità. E c'è da dire una cosa però, c'è da dire un'ultima cosa, che nel mondo delle imprese non dobbiamo essere neanche quelli conservatori. Noi dobbiamo avere anche il coraggio di dire ad una parte del nostro sistema produttivo: o ti converti o morirai, perché il tuo settore non va avanti. E noi non vogliamo accanimento terapeutico su mondi dell'impresa che non hanno futuro. Vale per le grandi aziende, per le grandi industrie, parlavamo prima di carbone, di petrolio, che deve essere sostituito da un'idea smart di produzione energetica che passa per il singolo cittadino. Ma parliamo anche di produzioni legate a piccole imprese. A quelle piccole imprese dobbiamo però dare il finanziamento per convertirsi e l'occasione di formare il suo personale per entrare nel nuovo mondo del lavoro. E questa cosa qui noi la possiamo fare se abbiamo gli spazi di manovra. Noi ci siamo resi conto con questo microcredito che il problema vero è che finché anche i fondi pubblici passeranno per una banca e un istituto di credito privato, l'erogazione di quel fondo che ha un fine sociale si sposa male con l'obiettivo altamente, e giustamente perché è un istituto privato, di speculazione o di profitto dell'istituto di credito. E per questa ragione siamo molto impegnati sul fronte delle convenzioni. Noi abbiamo stipulato anche una convenzione, un accordo, diciamo, con Banca Intesa, perché abbiamo avuto all'inizio di questo progetto una serie di problemi anche con, lo diciamo, direttori di filiale, furbetti, che il cittadino andava lì a prendere i soldi del microcredito e gli proponevano un altro prodotto bancario. E questo noi l'abbiamo sistematizzato in un modulo di segnalazione che c'è sul sito microcredito5stelle.it, dove se ci sono dei furbetti potete segnalarceli. Abbiamo anche a volte ricevuto delle registrazioni e così via. Al che siamo andati dai vertici e gli abbiamo detto: adesso mettiamo nero su bianco, ci dite un tasso di interesse in tutta Italia, ci dite una documentazione unica da presentare, e questo da 2 mesi ormai è realtà. Ci sono 4.700 sportelli su 8.000 comuni italiani che consentono un unico trattamento in tutta Italia, e questo lo trovate sempre sul nostro sito. Capirete che per fare il microcredito ci è voluto un anno, quando invece era una cosa molto semplice, anche perché i soldi glieli davamo noi, non gli stavamo chiedendo soldi. E ci è voluto un anno perché è stato difficile, perché il punto è che sconfessa una serie di luoghi comuni. Noi non chiediamo garanzie reali. Il giorno in cui iniziamo a dire che si possono dare crediti sulla base di quanto è importante l'idea e non su quello che ci ha intestato da mettere ad ipoteca, crolla un po' un castello di carte che è stato creato in questi anni, in cui se non avevi la casa o la pensione di tuo nonno non potevi accedere ad alcun tipo di credito. E poi c'è l'altra parte, cioè parlamentari che si dimezzano lo stipendio, che si muovono secondo me più di tutti gli altri parlamentari degli altri partiti sul territorio nazionale, quindi affrontano anche spese di mobilità su tutto il territorio nazionale e comunque riescono ad andare avanti a fare la loro attività politica. Questo è un altro tabù che si sconfessa con questo progetto. Quindi l'orgoglio che traspare da questa conferenza stampa passa per una serie di messaggi che vogliamo mandare con fatti concreti, ma che, ve lo dico con tutto il cuore, passano per le prossime elezioni politiche. Noi abbiamo sindaci in trincea che sono continuamente massacrati dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale. Abbiamo dall'altra parte consiglieri di opposizione che vengono messi continuamente da parte, vengono continuamente ignorati. Abbiamo consiglieri regionali che provano in tutti i modi a far emergere alcuni temi, ma non ci riescono. E lo stesso vale per noi e per il Parlamento europeo.
Noi vogliamo essere maggioranza di questo Paese. È logico che il nostro è un desiderio e un auspicio, lo realizzeranno se vorranno i cittadini italiani, non lo possono realizzare coloro che si candidano. Dalla nostra parte credo che ci abbiamo messo la credibilità in quello che dicevamo e che facciamo, e che soprattutto è un messaggio chiaro a tutti i cittadini italiani: ci siamo un po' stancati in questo momento di stare ogni giorno a scovare le schifezze che fa questo governo. Dateci l'opportunità con una legge di eliminarle tutte quante con una maggioranza parlamentare che poi a cascata favorirà le comunità locali, i comuni e le regioni ad andare molto meglio. Io mi fermerei qui dicendovi soltanto una cosa: noi siamo stati il vostro scudo e lo saremo sempre, però adesso è il momento che i cittadini ci diano una mano ad andare all'attacco, perché ultimamente soprattutto abbiamo bisogno di molta, molta partecipazione, veicolazione delle informazioni per riuscire a far uscire fuori dei temi che si trascurano troppo spesso. L'ultima è quella delle banche, ma ne potremmo dire a decine, ma se non arrivano i cittadini, come fanno i cittadini poi a decidere a chi dare la fiducia e a chi non darla? Probabilmente anche il concetto di Parlamento così com'è, di regione così com'è, è superato, richiede una partecipazione dei diretti interessati. A me farebbe piacere che l'abolizione di Equitalia la seguisse di più un imprenditore che il Movimento 5 Stelle, perché anche il Movimento 5 Stelle probabilmente non ha contezza specifica di cosa è diventato Equitalia nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni che siamo stati in Parlamento e per ovvie ragioni siamo stati un po' più lontani dal tessuto produttivo di questo Paese. E forse è il momento che le proposte di legge e gli emendamenti non le presentino più solo i parlamentari, ma io voglio per esempio votare in aula un emendamento o una proposta di legge firmata da un'associazione di imprenditori o da un'associazione di operai o da un'associazione di studenti, perché avrebbe probabilmente una valenza maggiore. Chi si prenderebbe la responsabilità di bocciare una proposta di legge che in Parlamento arriva a prima firma sua o sua e non di Di Maio, di Bonafede, perché poi dicono che è il solito gioco delle parti del Movimento 5 Stelle. È un momento anche per mettere in discussione lo Stato come lo conosciamo, il Parlamento così come lo conosciamo. Dobbiamo cominciare a interrogarci se la legge è lo strumento giusto per regolare i rapporti in questa comunità. Noi abbiamo approvato delle leggi bellissime, abbiamo approvato degli emendamenti stupendi. Ve ne faccio uno, l'esempio uno solo, che è bellissimo per quanto è semplice e anche banale. Luigi Gallo, che è il nostro deputato della Commissione Istruzione, 2 anni fa fece approvare una norma che diceva che nelle scuole non si poteva vendere cibo spazzatura nei distributori automatici. Perché se tu vuoi fare educazione alimentare, prima di tutto ai tuoi bambini non gli vendi la Coca-Cola o non gli vendi tutta quella roba che gli fa male. Ora, quella è legge dello Stato. Quanti di voi hanno figli qua e hanno figli alle scuole e questa roba c'è ancora? E molti cittadini vengono da noi a dirci: ma com'è possibile che avete approvato una legge e questa cosa non si applica? Perché non sanno, o lo sanno e non lo valutano, che in questo Paese il Parlamento è sovrano, approva una legge, ma poi c'è tutta la fase di attuazione di una legge. Nel caso specifico era una circolare ministeriale che il ministro dell'istruzione doveva mandare ai dirigenti scolastici e dirgli: guardate, sulla scorta della legge tale, norma tale, comma tale, dovete procedere in questo senso. La circolare il ministro l'ha scritta, però cosa c'è scritto in quella circolare? Sulla base dell'emendamento approvato e della legge approvata dobbiamo sensibilizzare i bambini alla buona educazione alimentare e per questo vi invitiamo a partecipare ad Expo 2015, dove non c'è da applaudire ovviamente, dove gli sponsor principali sono McDonald's e Coca-Cola. Questo è vero, non vi sto raccontando una barzelletta. Allora anche su questo noi ci dobbiamo interrogare: ma se una legge non è immediatamente applicativa e ad applicarle un funzionario ministeriale che scrive su dettato di un ministro che è schiavo delle lobby, alla fine che leggi stiamo approvando per questo Paese? Io non vi voglio scoraggiare, perché le soluzioni ci sono. Le leggi per esempio devono essere immediatamente applicative.
se io approvo una legge devo approvare anche l'applicazione di quella legge in modo tale che possa entrare direttamente in azione, perché lo sapete qual è il risultato? È che in questa dittatura dell'ottimismo in cui tutti ci dicono che le cose vanno bene, però nelle nostre famiglie le cose non vanno bene, il cittadino che vede i titoli del TG e dice approvata la legge anticorruzione, approvata la legge sui reati ambientali, approvata questa, sulla sua vita non vede cambiamenti. Allora comincia a pensare, o questi dicono bugie, o quella legge porta solo il titolo, ma in realtà nel testo non è così. In realtà ci sono anche buone leggi che abbiamo partecipato ad approvare, ma l'applicazione è un concetto diabolico. E se io fossi un lobbista che vuole influenzare l'approvazione delle leggi in questo paese, vado dal parlamentare, che quindi sono tanti parlamentari che devo mettere d'accordo, o vado da quel funzionario che deve scrivere la circolare che disapplica quella legge e quindi consente a me che vendo cibo spazzatura di continuare a sopravvivere? La seconda. Ed è da qui che sta nascendo sempre di più e sta crescendo la corruzione. Allora noi dobbiamo cominciare a rimettere in discussione un po' di quei capisaldi con cui abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni, e lo possiamo mettere in discussione non in un talk, perché io lì questo concetto non avrei neanche il tempo di farlo. E probabilmente sarebbe anche un concetto che verrebbe travisato se io ne dicessi soltanto una parte. E allora dobbiamo cominciare a rimetterli in discussione in forum pubblici, dobbiamo invitare sempre di più alle nostre riunioni degli specialisti che ci vengono a dare un'idea diversa delle cose. Dobbiamo ricominciare a fare quello che per un periodo abbiamo smesso di fare, perché anche noi, secondo me, abbiamo iniziato un po' a delegare a chi era stato eletto i nostri problemi e il nostro attivismo. Quindi questo è un appello che tenevo a fare e che ho fatto l'altro giorno anche al mio gruppo della mia città da cui sono stato eletto, perché questa cosa la dobbiamo riprendere un po'. Grazie a tutti.